Ciao a tutti e grazie mille. Ciao a tutti. Per L'amica geniale, un successo mondiale. Noi qui al CIS ci siamo innamorati di questa serie, ci siamo innamorati della storia, dei personaggi, ci siamo innamorati delle vostre interpretazioni. Ma noi non abbiamo solo guardato questa serie, noi l'abbiamo studiata, abbiamo analizzato il periodo storico, i costumi, le abitudini, gli usi di quel tempo, ed è stato davvero un percorso meraviglioso. Partiamo proprio dall'inizio, il vostro incontro con la serie L'amica geniale. Antonio viene descritto comunque in maniera totalmente diversa da come sono fatto io. Infatti quando vado a fare il provino vado già un po' sconfitto. Fortunatamente però il regista ha visto oltre. Io in realtà i primi provini li ho fatti per Rino, il fratello di Vila. Mi chiama insomma la mia agenzia e mi dice: guarda che stanno cercando ancora un personaggio, Stefano, personaggio che io avevo, passatemi il termine, amato nei romanzi, perché era quello che aveva una storia sconvolgente. E sono andato a fare praticamente due provini per Stefano, e dopo questi due provini insomma sono stato scelto. Pure fa i capricci e se ne va. Quali sono state le sfide più grandi quando vi siete preparati per i vostri personaggi? Noi non possiamo giudicare il nostro personaggio, anche se appunto magari è una persona che non ci piace. Quindi la sfida più grande è stata quella di entrare in contatto con Stefano e capire le sue ragioni, pur non condividendole, più che altro capire il contesto storico nel quale un ragazzo di 21-22 anni si trovava praticamente. Sapessi che piacermi fa. Christian, nel quartiere dove sei cresciuto ci sono punti in comune con il rione, oppure il tuo è un quartiere completamente diverso? Faccio vedere il mio quartiere e vi faccio vedere delle similitudini proprio con L'amica geniale. Cioè, se voi vedete, è tipo un rione. Guardate, vedete? Quindi sì, delle similitudini ci sono. Ti scriverò e sempre a te penserò. La figura dell'uomo negli anni 50 e 60 è molto diversa da quella dell'uomo di oggi. Dove e in che modo hai imparato i comportamenti degli uomini di quel tempo? Noi abbiamo avuto la fortuna di fare una preparazione di 4 mesi sulla camminata, sul dialetto, eliminare tutti i luoghi comuni, tutti i cliché, eliminare fondamentalmente la figura attuale per diventare proprio la figura degli anni 50. Il comportamento di una persona è dato soprattutto dalla mentalità di quella persona. Quel tipo di vestire, quel tipo di camminare, uniti alla mentalità che stai studiando in quel momento, ti completano l'opera del personaggio. Vi piace l'Australia? E quando verrete a trovarci a Melbourne? Sto venendo, Gianna, sto venendo. Parto subito. Ma magari noi abbiamo tentato più volte con Carla di dire: Carla, ma aspettiamo la pandemia, facciamo questo incontro dal vivo. Per noi è affascinante, è un altro mondo, è un'altra cultura, quindi siamo affascinatissimi. Io per primo verrei domani. Tanto piacere mi fa. È veramente stato un onore parlare con voi, grazie ancora e grazie per aver seguito la serie.